limiti di velocità a 30 km orari in alcune strade ad alta percorrenza e la città si divide. I cittadini e i commercianti commentano positivamente il provvedimento dell'assessorato alla viabilità, definendola indispensabile di fronte agli automobilisti indisciplinati e poco prudenti. A essere interessate dai nuovi limiti saranno porzioni di strade a ridosso di esercizi commerciali, delle scuole e del mercato cittadino. Ad esempio, in alcuni tratti lungo Viale Corrado IV, a ridosso di Via 25 Aprile, in Via Ficara e Via della Polveriera, dove ci sono appunto alcune scuole molto frequentate. Sono d'accordo, perché qua passano tutti di corsa, quindi qualcosa si deve fare, perché ogni giorno ne mettono sotto qualcuno e ben venga il limite di velocità, insomma. Sì, va bene, perfetto, per me va bene, è inutile che tanti che passano, che è qui? È una cosa giusta, perché qua camminano come matti camminano. Lei viene spesso al mercato? Beh, quando vengo qua su all'Aquila sì. Quindi pensa che sia importante? È importantissimo, no, che sia importante, dovrebbero mettere macchinette ogni metro per me. Anche perché su questa strada molte volte ci sono stati casi in cui le macchine andavano in contromano, quindi da una parte è giusto anche controllare questa via. Allora, mi sembra previdente, ma forse anche un po' eccessivo per un automobilista a 30 km orari, penso che siano irrispettabili. Ma non mancano le critiche. Fra i detrattori del provvedimento c'è il presidente del motoclub motociclisti aquilani Massimiliano Marifiamma, per il quale il comune ha adottato un provvedimento non solo inutile, ma con una sola finalità, quella di fare cassa.